Music never lies, 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 lies. Erlu, buongiorno. Come va? Bello. Mi è piaciuto. Allora, Pierlu, buongiorno. Buongiorno, Pierlu. Allora, oggi voglio iniziare da ieri. Allora, mi ricordo con piacere quando facevamo all'hotel le serate dello Xenon, ti ricordi? Sempre nel mese di aprile abbiamo fatto 3 o 4 serate con il nostro amico Marzio Dez, che saluto, e tutti i personaggi che in qualche maniera sono girati intorno a quelle feste che erano annuali, no? Una volta l'anno. Da Sandy Martin a Denaro, vai Bone AM, ai Rockets, insomma ci sono stati un po' tutti quanti. Sante Smeralda, Alda, quanto l'abbiamo in Famation, eppure c'è stata anche gli snap Piedo. Insomma, vabbè, tantissimi, va bene. E tra questi qui l'unico che avrei voluto veramente vedere, che non ho visto, era il cantante degli Spandau Ballet, Tony Hadley. Però all'hotel mi ci è venuto, grazie a te, Pierlu, ma non solo una volta, addirittura 2 volte, ma perché giustamente è talmente bravo, cioè come fai, c'è una voce così bella. E allora volevo partire proprio, senti, hai visto, me l'ho presa, volevo partire proprio da questo discorso per dire che Tony Hadley comincerà per l'estate una serie di concerti in giro per l'Italia dal mese di giugno, se non sbaglio, tempo permettendo, diciamo. Allora, tu mi dirai, Pierlu, ma perché fa la tournée da solo? Ma non è il cantante degli Spandau Ballet? È qui, è la puntata, è qui dentro la puntata. Sì, è vero, però già tempo fa gli Spandau Ballet si erano separati perché Tony Hadley non va d'accordo con una buona parte del gruppo, che sono i fratelli Hemp, insomma, quindi sono 2, poi dopo c'è il nostro amico sassofonista, però che quello sta un po' neutro, lui sta sempre in mezzo, fa un po' da pacere, però insomma in una situazione nella quale i Hemp hanno un po' la sovranità del marchio è un po' difficile. Quindi allora non si trova d'accordo con loro, anche se avevano fatto una reunion poi qualche anno fa, però si sono definitivamente lasciati, tant'è che gli Spandau Ballet faranno un nuovo album addirittura con un nuovo cantante, Pierlu. Sono curioso, perché quando vai a fare sti paragoni, come si fa? Sono quelle cose che devono nascere e morire in quel modo, va bene? Allora, se vi capita di essere in giro per l'Italia e vedere che c'è una serata di Tony Hadley, è veramente una cosa che ti dà soddisfazione, c'è una cosa che ti mette in pace col mondo, con le sue note vellutate, come posso dire, un po' anche con questo sottogusto inglese, ecco, perché è inglese lui, giustamente, però è bellino da sentire. Andate ad applaudire Tony Hadley in giro per l'Italia quest'estate per la tournée dell'ex cantante degli Spandau Ballet. Ciao, Pierlu. Music never lies.